Ciao a tutti da Gerardo Paterna per Rai TV. Anche oggi un'intervista ad un protagonista della formazione anche in ambito real estate. Abbiamo infatti in studio Fabrizio Cozza, CEO di Formazione Sovversiva. Grazie Fabrizio per essere qui. Grazie a te, ciao. Bene, bene, è un piacere, è un piacere. Fabrizio arriva da Bologna, quindi insomma ha fatto anche un po' di strada per raggiungerci, quindi a piedi, il ringraziamento vale doppio. Bene, allora Fabrizio, allora, per fortuna c'è la crisi, che è un titolo di un tuo libro. Formazione sovversiva, sei molto provocatorio attraverso la tua comunicazione, i tuoi modelli di formazione, i tuoi modelli di rottura nell'ambito di formazione. Dove stai andando col tuo progetto formativo? Dove sto andando? Farmi male, perché ecco. In questo mondo, quando incominci a uscire un po' dai metodi classici, ti fai un sacco di nemici. Anche perché io uso sempre questa metafora, che è quello del prestigiatore che a un certo punto incomincia a svelare i trucchi. Ovviamente, insomma, è considerato molto scorretto. Io effettivamente ho iniziato da una crisi personale, nel senso, per 10 anni faccio questo lavoro da 16 anni, nei primi 10 anni ho fatto formazione classica, che porta un sacco di risultati, di cui non rinnego assolutamente nulla. Quindi aule decine di partecipanti. Sì, approcci motivazionali, okay. Molto, uno stile molto americano, insomma, molto aggressivo, certo. Molto noi siamo i migliori, eccetera, eccetera. E a un certo punto mi sono reso conto che quello che dicevo io dal palco non rappresentava più quello che sono io veramente, quindi piuttosto che impersonificare un personaggio che non mi rappresentava più, ho deciso di fare il contrario, ho deciso di adeguare il mio messaggio formativo a quello che io sono nella realtà di tutti i giorni. E quindi uscire appunto da questo approccio molto aggressivo e concentrarsi un po' di più su quello che mi faceva stare bene. Quello che mi fa star bene ad oggi è un equilibrio, per esempio, tra lavoro e vita privata. E concedermi anche dei giorni di ozio, di tranquillità, di studio, di riflessione. Perché? Perché se no, se il famoso criceto nella ruota che gira tutta la vita, c'è sempre un nuovo obiettivo, ecco, un altro concetto che non sopporto più. Io ero uno di quelli che insegnava e faceva la famosa lista dei 10 obiettivi all'inizio dell'anno, per arrivare alla fine dell'anno e dire fatto, e poi cos'era cambiato? Nulla. Cioè io ero la stessa persona, un po' triste, un po' allegra, un po' più stanca. Molto più stanca, ma anche perché arrivato a quell'obiettivo, poi ovviamente se non ti vuoi demotivare, cose che devi fare? Ti devi porre un obiettivo più grande. Sì, certo. E quindi questo diventa un meccanismo infernale da cui non si esce più, perché allora quando si arriva? Mai. Mai. E uno dice, ma è quello lo scopo della vita, no? Avere ad obiettivi sempre più grandi. Io non ci credo più. Quindi da 6 anni ho adottato un metodo che, se vogliamo, anche un po' il contrario di questo, downshifting, proprio scalo la marcia e incomincio a riconcentrarmi su quello che veramente voglio, che può essere fare un piccolo orto sotto il giardino di casa propria. Quanto questo contribuisce al proprio brand personale non lo so, non te lo so dire se a livello professionale questo mi dà più o meno autorevolezza, ma so di sicuro che è un modello che dà molta più gratificazione. E quindi è il messaggio che cerco di portare nell'azienda e ai professionisti. Direi un messaggio di rottura molto forte comunque. Beh, spiazzante. Spiazzante, soprattutto, esatto. Soprattutto, sì, sai, io vengo comunque, lo sappiamo, da un'educazione per cui se non lavori duro, se non fatichi, se non sei sempre impegnato, se non lavori almeno 10-12 ore al giorno, sei un fallito, sei una, certo, sfiga, sei uno che non ha voglia di fare nulla. Io mi ricordo le prime volte in cui comunicavo, perché lavoravo per un'altra azienda, che mi prendevo mezza giornata di pausa, venivo visto un po' come, ecco, è lì che è nato il concetto di sovversivo, cioè sì, mezza giornata, cioè non vai a lavorare, ma non, certo, sei dai clienti. Mi sentivo quasi in colpa, mi sentivo quasi sbagliato, allora ho detto no, ecco. È da lì che poi ho iniziato il mio percorso individuale. Tu sei uno di quelli che ha anche sfatato un po' il mito della zona di comfort. Ah, sì. Mi ricordo, cioè, ho letto qualcosa che è stato così illuminante e mi ci sono ritrovato anche. Bellissimo. Però te lo lascio raccontare, no? Ma sì, anche perché vedi, nella formazione
viviamo di luoghi comuni, quindi siccome uno, Anthony Robbins, ha detto quella cosa lì, allora poi sai, ci sono tutti sì. i cloni che lo ripetono senza soffermarsi più a cosa stanno dicendo. Allora io per anni mi sono sentito dire che dovevo uscire dalla zona di comfort, perché soltanto uscito dalla zona di comfort quello mi avrebbe permesso di sviluppare nuove abilità, perché se tu rimani nella tua zona di comfort ti appiattisci. Per me è una grande stronzata, posso dirlo in francese? Sì, certo, certo. Perché? Perché in realtà comfort, se andiamo a vedere il significato originale della parola, è un qualcosa che ti fa star bene, è un positivo, qualcosa che ti crea benessere. Certo. Quindi io perché una volta che riesco a costruire un qualcosa che mi fa star bene, devo uscire da quella zona lì? Cioè io sono, è come se dicessi, sai, sei in spiaggia, ti stai rilassando finalmente, no? Stai sì. facendo le tue vacanze, sei lì con il tuo cocktail, e arriva qualcuno e dice, oh, che cazzo ci fai qua? No, devi uscire da qua, devi adesso buttati nell'acqua gelata perché devi uscire dalla tua zona di comfort. Dici, ma io sto bene qui? No, no. Perché qua non ti evolvi, e se rimani qua a riposarti, cioè, stai smettendo sì. di crescere professionalmente, e chi se ne frega? Certo. Io voglio potermi godere anche la mia zona di comfort, poi, questo non vuol dire che tutta la vita dovrò rimanere lì, ma ci sono dei momenti in cui, perché no? Viva la zona di comfort. E viva la zona di comfort. Bene, bene. So che nel tuo modello formativo fai tanto networking tra aziende diverse tra di loro. Sì. È un modello questo che puoi coinvolgere e funzionare anche con le agenzie immobiliari? Certamente sì, infatti abbiamo anche molte agenzie immobiliari che partecipano a questo progetto. Il concetto è che dovresti coinvolgere, ecco, non necessariamente il tuo concorrente che è l'agenzia immobiliare di fronte, anche perché che scambio ci può essere tra persone che si dicono le stesse cose. E invece puoi coinvolgere tutti quelli della tua filiera lunga, quello sì. Cioè puoi andare a mettere assieme per esempio gli artigiani che magari vengono dopo di te perché sono quelli che poi vanno a fare le riparazioni. Puoi coinvolgere le aziende nel territorio, per esempio, che formano i ragazzi, perché un domani quello potrebbe diventare il bacino da cui attingere la tua forza vendita o comunque i tuoi collaboratori. Cioè, in poche parole, non vedere la tua azienda come un quadrato dentro cui stare, ma semplicemente incomincia a coinvolgere chi viene prima di te, chi viene dopo, gli avvocati, i notai. Tutte quelle persone che di solito lavorano in maniera molto così solitaria. Certo. Diventa tu il collettore e soprattutto fallo in un ambito territoriale circoscritto. E tu questo a Bologna lo stai facendo con aziende del tuo territorio? Lo faccio con le aziende del bolognese, ci siamo allargati alla zona dell'Emilia Romagna perché poi stiamo crescendo e quindi ovviamente non siamo soltanto aziende bolognesi. E io poi lo faccio con una finalità che è quella di scambiarsi idee imprenditoriali e quindi la territorialità nel mio caso diciamo non è così fondamentale. Questo è un consiglio che do più che altro all'agenzia immobiliare che deve comunque operare in un territorio un po' più circoscritto. Certo. Cosa cambieresti nel modo di lavorare dell'agente immobiliare? Adesso qui ragioniamo un po' magari o per esperienza personale, semmai ti sei trovato così a impersonare il ruolo di cliente, ma anche in questo caso di formazione, di formatore, quindi... Allora, quello che vedo dell'agente immobiliare è che entra troppo nel ruolo del venditore. Ok. Cioè veramente identifica questo ruolo con quello che vengo qui, ti presento le case. Noi facciamo azioni di mystery client per i nostri clienti, cioè ci spacciamo per potenziali clienti in modo tale che così vediamo come opera anche la gente. E devo dire, vedo delle cose raccapriccianti. Perché? Perché innanzitutto c'è tutta sta cosa, questa modalità finta che parte dal finto sorriso iniziale e arriva all'esaltazione immotivata, che poi vedi nel momento in cui la persona non si sente osservata. Cioè io una domanda che farei e che faccio all'agente immobiliare è: tu quando sei sul treno, su un vagone di un treno, chi sei? Come ti comporti con quello che hai di fronte? Sappi che se tu ti comporti in maniera fredda, non gli rivolgi parola o se lui la rivolge a te rispondi a monosillabi, se nella tua vita privata una persona così un po' chiusa, egoista, eccetera, tu non puoi diventare poi un agente immobiliare brillante, simpatico ed empatico nel momento in cui hai il cliente di fronte. Certo. Perché si nota questa discordanza, questa... Non c'è coerenza. Non c'è coerenza tra quello che sei tu e quello che invece il personaggio che vuoi impersonificare. Quindi questo, cioè vederti come...
veramente un professionista con delle competenze anche verticali, quindi specifiche, ma anche orizzontali. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi sapere organizzare poi il tuo tempo, devi sapere gestire la tua immagine, devi saperne di marketing, di personal branding, devi avere il tuo blog, devi incominciare veramente a vederti come un qualcosa di più complesso rispetto al venditore che ti presenta una casa, certo, no? Che ti parla di prodotti o di accessori. Quella figura lì, i poverini, faranno sempre più fatica e probabilmente si estingueranno anche. Certo, ottima notizia quindi per, per chi non lo fa. Per chi non lo fa, per chi non lo fa. Bene, allora, se un agente immobiliare volesse entrare in contatto con te e la tua accademia, cosa deve fare? Allora, mi può contattare sia sui social, io come Fabrizio Cozza sono sia su quindi Facebook. Cozza. Cozza. Cozza, esatto, ok. Sì, sì. COTZA. E sia sui social, ma può anche contattarmi dai miei siti, c'è il fabriziocozza.it, il .com, c'è formazionesovversiva.it, sì. Insomma, sei trovabile. Se mette su Google di Fabrizio Cozza, sì, non ce ne sono tantissimi. Benissimo, ottimo. Allora Fabrizio, grazie mille per essere intervenuto, come al solito noi ci vediamo alla prossima puntata, in occasione della prossima intervista con un altro ospite, quindi da Fabrizio e da Gerardo un saluto e quindi alla prossima. Ciao a tutti.